Sporting Bisanzio in maglia rosso-blu, l'Udinese in maglia nero-verde. Forse già battuto. La conclusione alta da parte del numero 10 di Benedetto. Certo, è un bel duello qui dal numero 7 dello Sporting e il numero 11 dell'Udinese. Spineda viene fermato proprio da Coltorti. Coltorti mette a sedere Bapapa. Ancora Coltorti, sede di finte, poi scarica sul lato destra e manca il momento del tiro Rossi e poi la conclusione respinta, ma la gara sta lì, c'è un fischio e gol. E il gol, il tap-in. Dovrebbe essere di Migliorini. C'è questo calcio di punizione intanto in favore dei ragazzi in maglia nero-verde sul pallone il numero 33, si tratta di Soresini. Il numero 14, Ojai. E lo stesso Ojai che calcia! Palla a fil di palo, non l'ha vista partire Branchi. Però si è lanciato e probabilmente è stata provvidenziale l'ultima deviazione del portiere dello Sporting. Assolutamente sì, però l'ha vista all'ultimo, come dicevo, quindi è stato costretto a questa parata un poco stilistica, ma efficace. Il tracciante di Rossi per Migliorini, la conclusione! Al lato, non di molto. Bella qui la girata al volo di George the Best. Bapapa viene fermato in qualche modo Loreto, guarda in maglia rosso-blu, non è Occhio. finita la conclusione da parte del numero 4 Galeotti. Destro di Laporta, deviazione, gol 1-1. Eh sì, ha cercato per la rasoterra bassa, secondo me, scegliendo la soluzione migliore. Vediamo cosa si inventa il numero 14. Va col destro sulla barriera, palla che resta lì. C'è a fil di palo. Bella l'idea. Attenzione all'Udinese, non riesce a concludere, palla che resta lì. Spineda! 2-1. Grande opportunismo qua del numero 9, azione insistita da parte dell'Udinese che trova così il vantaggio in un momento topico della partita. Morgese. Lo scarico a sinistra, il lancio a cercare Migliorini al domestico al pallone, pallone di donna per Di Benedetto, è troppo lungo, il numero 10 ci arriva in qualche modo, non può più calciare però, scarica all'indietro, la conclusione da parte del numero 13 D'Andrea e Però qui qua. Rossi ha fatto un miracolo. Sì, perché è volato letteralmente sul secondo palo per disinnescare in angolo la conclusione dell'avversario dalla bandierina, cross al centro dell'area. Ancora in area a cercare Migliorini! Mamma mia, che gol gli stava uscendo! Cosa ha fatto? Lo stop di petto e spalle alla porta, colpo di tacco e ancora deviazione provvidenziale di Rossi. Sarebbe stato il gol dell'anno se usciva. Calcio nell'angolo intanto per lo Sporting, già battuto, va vuoto Rossi, c'è un tocco e calcio di rigore, tocco di mano da parte del numero 14 Ojai. Che sta per fare un gol. Attenzione Migliorini 2-2. E addirittura va a prendere il pallone a dire questa la vinciamo. Lancio lungo, viene sporcato, ma finisce in questo istante il match. Ricordo il punteggio: Sporting Bisanzio 2, Udinese 2. Siamo qui per l'Udinese conservati al termine del 2-2 contro lo Sporting Bisanzio. Pareggio giusto per quello visto in mezzo al campo. Sì, giusto. Alla fine della fiera sono andati in vantaggio loro, noi ci siamo messi a posto meglio, siamo andati in vantaggio, abbiamo recuperato, siamo andati in vantaggio e per una nostra disattenzione abbiamo preso il pareggio alla fine su rigore, però il pareggio tutto sommato è giusto. Un pareggio che forse però non smuove la classifica, quindi potrebbe pesare in economia del torneo. Sì, questo sì, però comunque noi abbiamo già riposato, abbiamo una partita in meno rispetto alle altre e contiamo comunque di riuscire a recuperare, dai. Ringraziamo Serrati allora. Grazie a voi. Siamo qui come di Benedetto per lo Sporting Bisanzio, allora questo pareggio giusto sicuramente vi ha ciuffato quasi nel finale, per poco non ci scoppa il colpaccio. Sì, vabbè, giusto fino a un certo punto. Secondo me, primo tempo abbiamo giocato meglio noi, gol su una punizione deviata, su una palla persa alla fine. Qualche pasticcio di troppo in difesa forse, però secondo me segnali abbastanza positivi. A questo punto sono due punti persi, non tanto per quel che hai visto in mezzo a campo, ma guardiamo un po' la classifica. Ho pensato forse aveva bisogno dei 3 punti, anche un po' come l'Udinese, se Sì, certo. Poi noi quest'anno speravamo di migliorare i risultati dell'anno scorso, per il momento non ci stiamo riuscendo nonostante gli acquisti.
E sì, sicuramente due punti persi. E adesso prospettive, bisogna vincere tutte. Sì. Okay. Ringraziamo anche per lo sport di Pere. Grazie.